Buonasera e benvenuti al TG Prato. Andiamo all'Istituto Comprensivo Gandhi di Galciana perché dopo il ritrovamento di una graffetta di ferro di una vite all'interno del piatto del risotto alla parmigiana destinato ai bambini la scorsa settimana, i genitori degli alunni mandano i figli a scuola con il panino, una sorta di sciopero della mensa in attesa che il comune dia risposte certe sulla qualità del servizio, in particolare i genitori chiedono al comune di rompere il rapporto di lavoro, il contratto con la ditta che gestisce la refezione scolastica al servizio. Per pranzo, panini o per i più fortunati, tornare a mangiare a casa. È quanto messo in atto dai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Gandhi di Galciana all'indomani del ritrovamento di una graffetta in ferro e di una vite nel risotto alla parmigiana servito ai bambini della primaria giovedì scorso. Le famiglie vogliono che il comune si attivi affinché non si ripetano altri pericolosi episodi come questi, ma fino a che non avranno certezze sulla qualità dei pasti destinati ai loro figli, non gli faranno utilizzare la mensa. Le adesioni a tale forma di protesta sono piuttosto alte, in alcune classi la quasi totalità, in altre si supera la metà. Stamani si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di classe della primaria e la dirigenza della scuola per fare il punto della situazione, ma è dal comune che i genitori vogliono risposte concrete, a cominciare dalla rescissione del contratto con la ditta che gestisce la refezione scolastica sul territorio. Per questo i genitori chiederanno un incontro con l'assessore alla pubblica istruzione, Maria Grazia Ciambellotti. L'ente preposto alla risoluzione di questo problema è solo il comune, perché la scuola non può fare niente. I vostri figli vanno a scuola col panino oppure tornano a casa? Dunque, la maggior parte vengono a scuola con il panino o con pasti preparati dalle mamme, perché molti lavorano e quindi non si può venire all'una a prendere figlioli e riportarli entro le due, perché è improponibile. Continuate fino a? A oltranza fino a che non otterremo che questa mensa venga sostituita da un'azienda che sia igienicamente più salutare. Anche suo figlio va a scuola col panino? Sì, anche mio figlio va col panino. Fino a? Fino a data da definire, finché non avremo le risposte alle domande che sono state fatte dai genitori alle istituzioni. E chiediamo intanto risposta di questo e poi anche chiarezza su altri episodi che sono venuti fuori in tempi non... siamo sempre stati a guardare, ora no. E l'unica forma di protesta è questa, la nostra. E nel pomeriggio è arrivata la convocazione straordinaria per i rappresentanti della Commissione Mensa Cittadina. L'appuntamento è per domani alle 14.30 nel Salone Consiliare. L'assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia Ciambellotti incontrerà i rappresentanti, due per istituto, di tutte le scuole di ogni ordine e grado per un'analisi della situazione sulla fornitura dei pasti alle mense scolastiche. L'assessore Ciambellotti ha deciso di incontrare personalmente tutti i genitori che vogliono informazioni. Domani l'incontro è operativo e riservato ai rappresentanti della Commissione Mensa Cittadina, ha detto Ciambellotti, ma sono a disposizione di tutti i genitori che vogliono incontrarmi per avere informazioni precise. Lasciamo la questione mensa delle scuole pratesi e occupiamoci di meningite. C'è una notizia importante: da oggi vaccinazione gratuita contro il meningococco C per tutti i residenti nell'ASL Toscana Centro e quindi anche Prato di età. Quindi, come è andato già la settimana, potranno gratuitamente